Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Grazie Drums. Nel video di oggi parliamo di drum cover. Molto spesso mi chiedete come faccio a registrare una drum cover, magari una drum cover del mio brano preferito che ho anche senza batteria o addirittura la backing track, ma non so come registrarlo in una maniera un po', non dico professionale, però almeno che si senta bene, magari multitracce eccetera, che poi posso andare a mixare. Ho la soluzione. La soluzione è qui, l'ho presa da strumentimusicali.net, ed è l'R20 di Zoom. Questo è praticamente un tutto insieme, lui fa tutto. Avete bisogno di scheda audio, di microfoni, di computer, di cavi, eccetera. Lui fa tutto, a parte i microfoni e i cavi ovviamente, però fa da computer, fa da scheda audio, fa da software per la registrazione. Quindi è veramente, veramente molto interessante. L'ho preso, avevo pensato all'inizio di fare una cosa proprio aprilo e vai e per la prima volta lo usi, poi ho detto aspetta un attimo, dato che è una cosa un po' più tecnologica, un po' più tecnica, capiamo come funziona e poi lo facciamo vedere a tutti. Quindi ci ho messo un po' le mani, ho fatto un po' di prove, devo dire che è un ottimo strumento, adesso non vedo l'ora di farvelo sentire. Prima di mandare la sigla però, per prima cosa ringrazio strumentimusicali.net per avermi mandato tutto quanto, devo dirvi due cose in realtà. Numero uno, che oltre a questo ho preso anche un set di microfoni Sennheiser, dopo ve lo faccio vedere, lo apriamo insieme, ma qui sotto in descrizione comunque avete tutti i vari link di questo, dei microfoni più economici, anche perché i Sennheiser che ho preso oggi sono microfoni un po' più costosetti ma che suonano di brutto. E poi seconda cosa, oggi darò alcune cosette della per quanto riguarda la registrazione per scontato, cioè ho già fatto dei video sulla registrazione, ve li lascio qui, tutte le parti un po' più tecniche tra virgolette le ho già affrontate lì, quindi non ha tanto senso che mi ripeta. Quindi qui sotto in descrizione avete tutti i video che vi servono. Ora basta parlare, mettiamoci all'azione, sigla e poi andiamo alla batteria. Ed eccoci qua seduti alla batteria insieme alla nostra console, l'R20 di Zoom, appoggiato sul tavolino. Infatti probabilmente lì vedrete un po' di vuoto, di solito c'è questo tavolino, finalmente sono riuscito ad utilizzarlo veramente come tavolo, quindi gli ho appoggiato lo Zoom R20 che accendo, si accende da qui dietro. Allora, in questa prima parte voglio farvi un attimino una panoramica di quello che si può vedere sulla console. Nella parte alta abbiamo 8 canali microfonici Canon e i primi due qui, vabbè, mi dice che non c'è l'SD, dopo te la metto tranquillo. Nei primi due c'è la possibilità di inserire anche i jack, penso alle chitarre, ai bassi eccetera, ma per quanto riguarda la batteria non ne abbiamo bisogno, quindi 8 canali microfonici. Oggi andrò ad utilizzarne 7, nel primo cassa, secondo rullante, terzo, quarto e quinto i 3 tom, 2 tom e timpano, 6 e 7 gli overhead. Quindi qui sopra si collegano i microfoni, sotto abbiamo i gain, non vi sto a spiegare che cosa sono i gain perché vi rimando al video, ve lo lascio qui sotto in descrizione, in cui vi spiego come registrare la batteria. Lì ho fatto proprio nel dettaglio cosa sono i gain, come farli eccetera eccetera eccetera, quindi qui è la stessa cosa. Nella parte ancora sotto abbiamo i fader, che sono quelli che ci permettono di dare più volume o meno volume a quello che stiamo registrando o a quello che vogliamo ascoltare. Qui abbiamo per ognuno il pulsante di REC, quindi possiamo andare a registrare solamente le tracce che vogliamo. E poi qui che ci interessa sono i 48 volt, cioè la Phantom Power. Anche qua non vi sto a spiegare che cos'è la Phantom Power perché l'ho già spiegato nel video che c'è qua sotto, ma comunque alcuni microfoni hanno bisogno di attivare questo 48 volt che c'è scritto qui, principalmente i microfoni a condensatore. Quindi per quelli che utilizzo oggi solamente i due over. La Phantom Power è disponibile per l'input 5, 6, 7 e 8. Infatti gli over vado a metterli nel 6 e 7 così da potergli mettere la Phantom. Qui abbiamo il master, cioè il volume generale di tutto. Qui abbiamo lo schermetto con tutto quanto, vi spiegherò bene tutto quanto oggi. E qui sotto abbiamo alcuni pulsanti che ci possono servire per essere più veloci. Rec, play, stop, FF e rev, che vuol dire vai più avanti velocemente, vai più indietro velocemente, e il click ci permette di attivare o disattivare il click. Nella parte dietro, giusto per darvi una cosa completa, abbiamo oltre all'alimentazione e l'accensione power, abbiamo phones, quindi l'entrata cuffie, perché oggi
devo per forza mettermi le cuffie per capire se sto facendo bene o male, me le metto già. Il volume delle cuffie che è dietro, devo dire, non è comodissimo perché bisogna fare così, ma ci sta, alla fine una volta impostato va bene. E poi output LR che vedete già collegati, perché per permettervi di sentire in tempo reale quello che faccio qui sopra, ho collegato l'output alla mia scheda audio in modo tale da poter registrare tutto, perché qui ovviamente posso registrare, ma nel momento in cui non vado in registrazione è come faccio a farvelo sentire quello che sto facendo. Quindi gli ho detto: ok, esci dall'output e tutto quello che succede sull'R20 di Zoom fammelo sentire, registramelo nella mia scheda audio, così almeno anche gli utenti, anche voi, potete sentire tutto quanto quello che sto sentendo io in cuffia. Ok, allora, prima cosa, collegare i microfoni. Collegare i microfoni, come vi ho detto, ho questi microfoni della Sennheiser, un kit da 7 microfoni. Ovviamente questi sono i microfoni che ho scelto io, ma va bene qualsiasi microfono, dal più economico al più costoso. Questi devo dire che sono di fascia comunque alta, devo dire anche molto carina la il packaging. Non l'avessi aperto al contrario, porca miseria. Ecco, è tutto a posto. Abbiamo 4 microfoni, gli S104, che sono tra l'altro quelli che utilizzo anch'io di solito, microfono cassa, e 2 microfoni overhead. Quindi cosa devo fare, senza stare qua a farvi vedere 2 ore che collego i microfoni? Ogni microfono devo andargli a collegare un cavo, devo portare il cavo fino al pezzo che mi serve e poi andarlo a mettere, cioè mettere il cavo del microfono, per mettere il cavo qua, eccetera. Quindi vado direttamente a collegare i microfoni e ci vediamo tra un secondo. Ok, molto bene, come vedete i microfoni sono stati tutti posizionati. Ho messo over sinistro e over destro sui canali 6 e 7, quindi come vi ho detto prima devo andare a mettere su on il pulsantino della Phantom Power in modo tale da farli suonare, da permettergli di suonare, altrimenti non suonerebbero. Allora, adesso devo andare a impostare i gain. Per fare questo devo creare un nuovo progetto. Per creare un nuovo progetto ho bisogno dell'SD card, perché se faccio create, quindi clicco qui, mi dice no SD. Quindi vado a inserire l'SD. Lui me la vede, c'è già un progetto, perché come vi ho detto prima qualche provina, come vi ho detto prima qualche provetta l'ho già fatta, quindi ho creato un progetto già prima. E allora create new project. Ok, quindi io ho una schermata simile a qualsiasi DAW, vi ricordo che, no, vi ricordo niente, non ve l'ho ancora detto, questo schermetto è touch, quindi possiamo andare in qua e in là tranquillamente. Il touch non è il touch dell'iPhone, però comunque non è male come touch, diciamo. Allora, quindi per fare i gain devo andare su mixer, qui sopra ci sono un po' di caselline tutte cliccabili, poi pian pianino vi spiego cosa sono. Intanto la terza, partendo da destra, è mixer. Ok, nel mixer io ho tutti i vari canali dall'1 al 16. È vero che abbiamo 8 canali microfonici, ma dal 9 al 16 poi possiamo andare a inserire anche delle canzoni, che saranno proprio quelle che utilizzeremo per la nostra run cover. Allora, gain come si fanno? Partendo dalla cassa, mettiamo tutto in rec, perché armiamo tutto, come si dice, perché altrimenti non si sente nulla. Come vedete sono diventati rossi, se lo tolgo diventa grigio. Allora, cassa. Il gain, mettiamo intanto tutto a 0, mettiamo questo qui, il fader, a meno 10, teniamoci con un volume normale così da sentirlo, e andiamo. L'1 è il volume della cassa, stiamo arrivando a un po' più di meno 20, arriviamo verso il meno 12 col gain. Una cosa che ho notato è che il volume cambia sia con il gain sia senza, sia col fader. Quindi io vi direi: mettete il fader più o meno a meno 10, una cosa del genere, e poi impostate il gain. In questo modo andate a impostare il gain sui meno 12 circa, e poi avete ancora margine per salire col fader e non andare oltre lo 0, che non dovrebbe essere mai fatto. Quindi mettiamo tutti i fader a meno 10. E andiamo. Primo gain, dobbiamo far arrivare la cassa più o meno a meno 12. Eccoci qua, rullante.
altissimo, altissimo, meno, meno. Tom 1. Il tom 1 arriva a meno 6 di suo, quindi devo per forza andare giù anche un po' col fader. Tom 2. Tom 3. E poi gli over. Ok, allora sicuramente devo alzare un po' il 6. Ok, un filo il 7, adesso sono uguali. Ecco qua, ci ho messo 3 minuti e ho fatto tutti i vari gain. Questi qua, tom 1 e tom 2, devo dire che hanno un bel po' di volume. Purtroppo non credo ci sia la possibilità, adesso controllo, aspettate un attimo, poi vi dico. Esatto, non c'è la possibilità di dargli ancora un'attenuazione maggiore, quindi quelli dobbiamo lasciarli per forza a zero. Allora, facciamo così, torniamo qui, quindi sulla timeline, facciamo una rec e vediamo cosa succede. Per fare una rec molto semplice, basta schiacciare rec. Togliamo il click per adesso e andiamo con rec. Ok, adesso possiamo tornare indietro un po' e sentire che cosa abbiamo registrato. Adesso andiamo. Ok, allora, questo ci serve poi per farci il mix, quindi adesso io andrò a fare alzare e abbassare i canali in modo tale da avere un mix migliore. Doppio clic su stop per tornare indietro e andiamo. La qualità è buona, sicuramente i microfoni sono più che buoni. Adesso abbiamo capito come registrare. La cosa da fare adesso è andare a eliminare tutto. Molto bene, allora siamo arrivati al punto in cui dobbiamo andare a registrare la nostra drum cover. Abbiamo capito come registrare la batteria, adesso dobbiamo importare i nostri file. I file sono già sull'SD, basta caricarli in una cartella specifica che fa direttamente l'R20 di Zoom e dobbiamo andarli a caricare nei canali tra il 9 e il 16, perché sono i canali non della batteria, non dei microfoni, quindi abbiamo la possibilità di caricare quello che vogliamo. Allora, vi faccio vedere una cosa, perché ho messo in rec 8 che non serve a niente, se io vado a cliccare su questo punto della timeline del 9, mi viene Add Audio File, quindi io faccio Add, seleziono SD card e vado a importare il basso. Allora clicco più, qui volendo lo posso sentire, clicco più e qui mi dice attenzione, numero differente di canali. Cosa vuol dire? Perché se vi capita almeno sapete. Vuol dire che la mia traccia di basso è una traccia stereo. Io sto cercando di mettere la mia traccia in un canale mono, quindi quello che devo fare è andare a trasformare la mia traccia 9 tramite track setting in una traccia stereo, quindi stereo link on, e la mia traccia adesso sarà 9-10, quindi la somma di 9-10. Se io adesso vado a fare add audio file SD card base, schiaccio più, enter, lui carica e poi in teoria, ok, me l'ha inserita qui. Io posso prendere la mia traccia, spostarla dove voglio, la sposto magari qui alla battuta numero 3 e poi volendo posso sentirla. Magari dall'inizio non sarebbe male.
Allora, questa traccia qua però dov'è sul mixer? La traccia è sul 9 e 10, io qui però solamente da 1 a 8, quindi per andare a cambiare questi fader, questi cosini, da 1 a 8 a 9 e 16 devo cliccare qui che c'è scritto 1 a 8, è un po' piccolino, spero si veda dalla camera, è il quarto pantello da destra, se clicco su 1 a 8 io adesso ho 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Se io quindi vado a fare play e a abbassare, alzare il 9 e 10, io lo posso alzare e abbassare come voglio. Quindi adesso la cosa da fare sarà anche andare ad inserire le altre due tracce sempre nello stesso modo. Quindi per prima cosa convertire la traccia in stereo e poi andare a inserire le varie tracce. E vabbè, faccio tutto e arrivo. Manca solamente il click. Qui vado a cliccare su dove c'è scritto 120, vado a metterla a 140 perché è 140 il click del brano. 140. Tra l'altro il click ho la possibilità di decidere qual è il livello per le cuffie e il livello per l'output. Quindi lo metto ancora un po' più su per le cuffie, bene, volevo ancora un po' di più. E adesso siamo pronti, ragazzi, a registrare. Quindi torniamo indietro. Andiamo all'inizio, anzi così si va all'inizio, andiamo da 1 a 8 e vediamo che c'è tutto in rec e possiamo registrare la canzone. Abbiamo due battute di metronomo prima di partire e poi cominceremo a registrare. Ovviamente adesso sentirete la batteria magari un po' bassa perché poi sarà da mixare come volumi l'ascolto. Andiamo, vediamo cosa succede. Rec. Ok, stop, adesso andiamo ovviamente a eliminare il click, andiamo a sentirla e andiamo a mixarla un pochettino in modo tale da capire bene che cosa ho fatto, se ho suonato bene o se ho suonato male. Ok, riprendiamolo un attimo. Ok, allora non ho capito ancora benissimo come funziona la questione dei fader, cioè quando passo dal 9 al 16 rimane su questo volume qua, quindi devo capire un attimo una cosa, fatemi provare. Ah, ho capito, ok, praticamente quando, perché adesso sto facendo un po' così, ogni tanto si agganciava, no, praticamente quando arrivi al volume, se hai un volume impostato diverso, quando arrivi al volume della traccia, lui si aggancia e di lì funziona il fader. Ok, è una cosa effettivamente intelligente. Come avete sentito, abbiamo registrato la nostra drum cover, quindi l'abbiamo fatto,
con il click, poi l'abbiamo tolto, eccetera. Quindi molto figo, devo dire molto figo in realtà. Questa è in realtà una minima parte di quello che può fare questo R20 di zoom, perché volendo di qua si potrebbe poi passare a tutta la fase di mix. Quindi non solamente mix per quanto riguarda i volumi, ma al suo interno si possono dare degli effetti come compressione, limiter, riverberi, gate, eccetera. Quindi volendo si può fare tutto qui all'interno. Secondo me è veramente molto interessante per chi sta cominciando la registrazione e non vuole spendere un patrimonio e vuole registrarsi in modo semplice senza avere mille macchinari, sia quelli magari un po' più nerd che vogliono mettersi lì, vogliono una roba rapida, veloce, che comunque alla fine non è niente male, e poi magari mettersi un po' lì e mixare senza dover appunto avere anche in questo caso computer, eccetera eccetera eccetera. Quindi secondo me è un ottimo prodotto. Per quanto riguarda i microfoni, questi Sennheiser, appunto, questi sono quelli che utilizzo già. Anche per quanto riguarda gli over e la cassa, soprattutto cassa molto 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 interessante. Vabbè, torniamo là, ci salutiamo e basta, ci salutiamo e tiriamo le fila. Quindi ragazzi, allora, questo R20 qua, mi stanno chiamando, chi è che mi chiama? Ti chiamo tra un attimo. Questo R20 qua, veramente un ottimo prodotto, molto semplice, ha un sacco di pro, ha alcuni contro, ma devo dire che nel suo insieme è veramente, veramente una figata. Tutta questa parte qua per la questione della gestione, dei suoni, dei microfoni, eccetera, tutta questa parte qua, più da software, veramente ottimo, veramente ottimo. Come vi ho detto, alcuni difettucci ci sono, direi soprattutto per quanto riguarda lo schermetto, il touch, eccetera, perché ovviamente è uno schermo molto piccolo, non abbiamo uno schermo del computer in cui possiamo fare quello che vogliamo, è uno schermo abbastanza piccolino, fa tutto e non ho avuto grossi problemi. Ogni tanto magari bisogna schiacciare due volte anziché una sola, però assolutamente consigliato se volete fare drone cover, se volete registrarvi, se volete fare un po' di cosette fatte bene, ma appunto senza spendere un patrimonio e dovervi fare uno studio completo in casa, vi consiglio assolutamente questi prodotti. Li trovate qui sotto in descrizione, dico questi prodotti perché anche i microfoni, non sono stato a dirvelo, ma oggi ho usato una Pearl Decade che avete già visto in un bel po' di video, vi lascio anche questa qui sotto, vi lascio qui sotto i video sulla registrazione per tutta la questione tecnica, se per caso magari non avete capito qualcosa dei gain, della Phantom Power, eccetera eccetera. Qui sotto vi lascio anche il link ai miei corsi e direi che può bastare così, vi ho già lasciato abbastanza qui sotto, c'è un bel papiro. Comunque detto questo ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!